Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Io sono Silvia, una delle ragazze del collettivo Amigdala e dell'associazione CivicWise Italia, associazioni che hanno sede all'interno di Oveslab, che è un centro culturale che a noi piace definire fabbrica civica, quindi un luogo costruito per le persone e con le persone attraverso la produzione, tanto quanto la vocazione del luogo nel quale siamo impone, tant'è vero che questo è un villaggio artigiano, e alla costruzione è parte integrante anche della memoria collettiva che questo villaggio artigiano rappresenta. E quindi in sostanza stasera ci ritroviamo qui a parlare di archivi. E motivo per cui diciamo tutto questo ragionamento e le relazioni che man mano si sono intrecciate con le persone che sono qui con noi ospiti, poi presenterà meglio Elia, quindi Matteo Milaneschi e Luca Cirisso, sono in realtà legate in primis a Urbaner, il progetto collettivo che vi presenterà Elia, e in particolare anche ad AFOR, l'archivio delle fonti orali del villaggio artigiano in zona sperimentale, che adesso è diventata una piattaforma metodologica con altri archivi, tra cui quello del quartiere Sacca, che diciamo è partito dalla volontà di Oveslab e delle associazioni che diciamo lo gestiscono e che lo animano, insieme a un progetto di rete che coinvolge l'Istituto Storico, Conoscere Linux e AISO, Associazione Italiana Storia Orale, e con una grande collaborazione anche con l'Università di Modena, per raccontare in modo corale la storia del villaggio artigiano prima e poi man mano in altre zone della città, come stiamo sperimentando, il racconto delle persone e della storia del luogo attraverso le diverse sfaccettature che le esperienze delle persone, della volontà di costruire una memoria collettiva, hanno man mano donato all'archivio attraverso le video interviste. L'archivio è digitale ed è consultabile, per cui se volete approfondire, ci sono alcune delle persone diciamo con noi stasera che hanno già donato la voce e la loro esperienza all'interno dell'archivio, e insomma vi invito a guardarlo ed eventualmente prenderne parte. Adesso lascio la parola a Elia. Grazie e facciamo tutti i ringraziamenti del caso, oltre ad AFOR, di cui faccio parte insieme a Silvia, e Urbaner, e Centro Studi sulle Culture Urbane, un progetto del Comune di Modena, e ringraziamo il progetto SpaceX e Vittorio Rirervese, che ha reso possibile la presenza qua di Luca Cirisso. È un progetto di residenze per sviluppo di progetti internazionali di scambio, e a cui aderisce sia l'Università di Modena che, se non sbaglio, anche il Festival dei Popoli. Esatto, e ringraziamo anche l'Ordine degli Architetti, che ha aderito un po' alla rassegna di incontri che stiamo preparando e presentando con Urbaner, e pian piano questo è il secondo ciclo, diciamo, che ci porterà ad Assedio, che è una fiera che si terrà a dicembre dedicata alle controculture o sottoculture, una fiera di editoria con altre cose a corredo come mostre, installazioni, un evento serale, e all'interno di questo percorso stiamo proponendo degli incontri pubblici. Abbiamo avuto ospite qualche settimana fa Giulio Piscitelli, un fotografo che si occupa di migrazioni a livello internazionale, e oggi abbiamo Matteo Milaneschi, che abbiamo già incontrato a dicembre scorso, e abbiamo fatto una lezione in collaborazione con l'università, con il Master di Public History, e in cui Matteo ha presentato tutti i progetti che porta avanti con NationHood, dedicati in particolar modo agli archivi digitali, ma NationHood non fa solo questo, fa molto altro. E Luca invece l'abbiamo incontrato in occasione della prima scuola fatta con AFOR nei mesi scorsi, ed era inserito in un contesto sul riuso creativo degli archivi digitali, quindi ci ha presentato un po' il progetto Made in Rooms, che oggi vedremo anche più in profondità, ecco. E AFOR ha già fatto tutte le presentazioni del caso Silvia,
E Urbaner invece è questo centro studi sulle culture urbane, è attivo dal 2020 e ci occupiamo di documentare tutte quelle che sono definite controculture o sottoculture urbane a livello regionale, quindi Emilia-Romagna. Abbiamo avuto un grosso focus sul writing e adesso ci stiamo ampliando ad altri settori come lo skateboard, la musica punk hardcore e il lifestyle, le culture ultras, e all'interno del nostro percorso abbiamo sviluppato ad oggi due archivi in particolare, uno in collaborazione con Pater, che è il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna, su cui sono state catalogate alcune opere di writing e street art, quindi riconosciute anche come bene culturale regionale. E l'altro progetto invece che abbiamo sviluppato insieme alla piattaforma Lodovico, che è un progetto del Dipartimento di Digital Humanities dell'Università di Modena, e per ora è stato caricato l'archivio di Repo e Roberto Malpensa, che era questo writer e autore di diverse fanzine, uno in particolare Taking Over, che hanno influenzato un po' la scena negli anni d'oro del writing in Italia. Adesso sono in sviluppo altri archivi che confluiranno su Lodovico, uno dedicato al percorso storico di Icone, che è un festival che ha attraversato la città di Modena e non solo negli anni, e un altro invece dedicato alle culture ultras, quindi passando dall'iconografia delle curve, la nomenclatura, foto di scontri, curve, eccetera. E lascio la parola a Matteo Milaneschi, che ci presenta Nation Hood. Sì. No. Facciamo un cambio posto così, sì, sei comodo. Vai. Anzi, tipo mazurka. Ok. Posso metterlo grande? Sì. Ok. Ok. Grazie Laura. E per gli iscritti all'Ordine degli Architetti c'è il foglio da compilare, vi ricordiamo di compilarlo, che si legga bene il codice fiscale, nome e cognome, entrata di orario d'ingresso e orario di uscita, quando concluderemo con le firme, e ce l'hanno sollecitato che sia compilato giusto, se no non possono riconoscere i crediti formativi. Ok. Buonasera a tutti, intanto grazie a Afor, Elia, di Lukasz dell'invito e anche insomma dell'occasione. E noi ci eravamo già visti ovviamente a dicembre, giusto? Mi ricordo, perché a Modena c'era una nebbia fitta e in quell'occasione avevamo iniziato un discorso anche con Pietro, che vedo laggiù. Allora, io sono qui per presentare un po' il lavoro che noi facciamo sugli archivi, che per primo, a proposito di etichette e categorie, è difficile descrivere, perché il nostro approccio, Nation Hood, intanto cos'è? Nation Hood è uno studio che si occupa di fare ricerca, senza ombra di dubbio, e lavora, noi ci definiamo New Codes in Cultural Communication, perché lavora nell'ambito della comunicazione culturale, cercando sempre di definire nuovi media e nuovi appunto codici per riuscire, ecco, in qualche modo a valorizzare i patrimoni culturali. Da qui la connessione agli archivi sembra diretta, ma non lo è proprio solo diretta, perché il lavoro che noi facciamo spazia appunto dalla direzione creativa di progetti transmediali, seguiamo musei, enti della moda, eccetera, facciamo editoria, abbiamo anche una casa editrice, insegniamo all'università, insomma facciamo tante cose. Ora però il tema degli archivi, per quanto ci riguarda, poi farò un overview molto rapida, così poi avremo più tempo anche di parlarne. Ciò che riguarda gli archivi per noi in realtà è veramente un mondo che abbraccia, qui ci sono alcuni archivi con cui abbiamo collaborato, abbraccia archivi storici come quello del Museo Egizio di Torino, per intenderci, in cui abbiamo seguito la parte di allestimento permanente di tutto l'archivio storico che loro avevano, che era fino a quel momento in un magazzino polveroso,
Quindi qui, insieme al Comitato Scientifico dell'Egizio, per esempio, abbiamo cercato di capire, di strutturare proprio un allestimento permanente che mettesse, in qualche modo, mettesse l'utente di fronte a degli spazi e delle vetrine che in qualche modo è come se fossero dei magazzini esplosi, no? E si vede anche dalla foto sulla destra, quindi mantenendo quel caos apparente da magazzino. Ma allo stesso tempo qui c'è tutto un percorso tattile anche per non vedenti che riescono a vedere gli oggetti manufatti, ma anche poi a toccare la materia di cui sono fatti quei manufatti e individuare addirittura i punti dell'Egitto su una mappa molto grande che, da cui provengono quei materiali. Quindi il nostro lavoro da consulenti in questo caso, ma poi operativi in altri progetti che vedremo, legato al patrimonio culturale più che agli archivi, poi il patrimonio culturale, se archiviato, è un bene per tutti, quindi lì lo troviamo. Appunto va da situazioni molto, diciamo, istituzioni molto classiche, in cui poi abbiamo anche fatto dei lavori multimediali proprio in allestimento permanente, fino a allestimenti temporanei come quello che abbiamo fatto in Triennale Milano, sull'archivio di Fiera Milano, per cui noi in realtà abbiamo prodotto. Qui per esempio era un modo di fruire i materiali sonori dell'archivio. Abbiamo prodotto questo magazine catalogo di questa che era la prima edizione di una serie che poi, come spesso avviene, non continua, ma non è colpa nostra. Però questo è un aspetto interessante su come nel momento in cui ragioniamo su un archivio che viene replicato, in questo caso sono appunto la ristampa di alcune immagini dell'archivio Fiera Milano, è una sorta di catalogo della mostra, però è un catalogo scomposto, come vedete, no? È una tasca di PVC in cui all'interno si trovano queste grandi foto in formato tipo A4 e una parte di testi dove abbiamo chiamato delle persone a analizzare proprio alcuni periodi, alcune architetture effimere che poi di lì si sono perse totalmente. Cioè entrare nell'archivio Fiera Milano significa vedere la nascita e la crescita del design made in Italy con delle cose che a oggi esistono solo in foto perché sono durati il tempo di una fiera. Però questo è un tipico, diciamo, nostro approccio al come poi una persona possa, debba fruire di un materiale che proviene da un archivio, in questo caso, ma che diventa a tutti gli effetti un, diciamo così, un contenuto che viene valorizzato ad oggi, in questo caso anche con un utilizzo domestico, nel senso che le persone poi, intercambiando le foto, avevano di questo oggetto una cover sempre diversa, ma soprattutto avevano in casa, in questo catalogo che era anche libero, cioè gratuito, la possibilità di avere le immagini dell'archivio replicate con tutte le informazioni dietro, eccetera, eccetera. Allora, in realtà l'incontro di oggi si parlerà di controculture, quindi arrivo già a quel tipo di archivio, che è quello che vi riguarda in qualche modo perché non è molto lontano da qui. È l'archivio Slam Jam. Per chi non conosce Slam Jam è ancora, ma è stato, soprattutto per noi. Io pure vengo dal writing, Repo era un amico, quindi da quel mondo delle sottoculture, chiamiamole di strada, ma in realtà Slam Jam ha connotato tutta la nascita, è stato un propulsore, è stato un incubatore di tutto ciò che sono state le sottoculture che poi sono diventate moda nel loro caso negli ultimi 30 anni. Il fondatore Luca Benini a Ferrara è ancora lì, quindi in realtà tutto questo è un sogno eccezionale, no? Un po' mi ricorda anche la storia di questo quartiere che mi hai raccontato, cioè il fatto di la potenza della provincia, nel senso avere delle grandi menti che hanno una visione pionieristica, cioè che vedono molto in distanza e che riescono a capitalizzare anche, parliamo come si scrive, quella certa atmosfera che la provincia ti dà, che a volte è anche di noia, a volte anche di ricerca, ma con dei mezzi e delle fonti limitate, no? Penso per esempio a Luca negli anni 70 e 80, e quindi riescono in qualche modo ad avere un'intuizione geniale che poi a distanza di 30 anni diventa una sorta di impero. Perché? Perché Luca Benini in quegli anni quello che ha fatto è stato individuare
individuare tutto ciò che erano i fenomeni sottoculturali, cioè controculturali di allora, quindi lo skating, i graffiti ovviamente, tutta la parte di DJing anche in ambito XM, che, dove lui tra l'altro metteva dischi, quindi lui è nato come DJ. E quello che oggi archivio Slam Jam ha creato, e noi con l'archivio che abbiamo costruito per loro, è a tutti gli effetti una panoramica molto dettagliata sull'underground europeo. Cosa abbiamo fatto noi per loro? Noi per loro abbiamo creato l'archivio fisico, perché una delle cose su cui Nation Hood negli anni, in particolare da Archivio Magazine, se qualcuno ricorda, in poi ha strutturato, è proprio una unit dedicata agli archivi, in cui noi abbiamo una serie di professionisti in casa e esterni che si attivano come satelliti su progetti in cui andiamo a creare gli archivi fisici, quindi con tutte le, ovviamente, i criteri scientifici del come si crea un archivio, dalla scheda descrittiva, eccetera, eccetera. Abbiamo una unit IT che sviluppa piattaforme ad hoc per la fruizione di questi archivi, e quindi ciò che è stato fatto su Slam Jam è a tutti gli effetti quello che esiste, per fortuna, da un po' di tempo. Cioè un archivio fisico ben organizzato, sistematizzato, e un archivio digitale fruibile. Nel loro caso non fruibile a distanza, ma solo in loco. Dov'è che Nation Hood aggiunge la ciliegina, o almeno cerchiamo di farlo? È che sui progetti su cui entriamo noi abbiamo magari quell'expertise che ci portiamo dietro da anni di lavoro in comunicazione piuttosto che editoria, e quindi oltre alla parte scientifica di sistematizzazione e user interface, user experience, per cercare di far fruire quelle cose a chi è uno studente, un ricercatore o un interno, banalmente, quello che noi facciamo è già avere un'ottica, una strategia nel valorizzarlo. Quindi Slam Jam è proprio un caso studio per noi quando ne parliamo, e ancora oggi forse non è chiaro quello che abbiamo fatto, quindi sono felice di essere qui a discuterne, anche perché è vicino e è pronto a ricevervi. Quello che vedete infatti è il sito Archivio Slam Jam, lo trovate facilmente, dove si può ovviamente prenotare una visita, quindi scrivendo, c'è un form dentro Contact, ma quello che state vedendo voi è un'idea estetica di alcune delle cose che sono presenti sull'archivio, che noi abbiamo gestito come un eterno, continuo, lunghissimo scroll. Molte delle cose che vedete nelle foto, che stanno ovviamente una ripresa del monitor, sono effettivamente foto trovate negli album della storia di Slam Jam, altre sono scansionate da noi o fotografate da noi. Tutte hanno, come vedete in basso, una didascalia. Ecco, sul piano estetico, e questa è una scelta curatoriale a tutti gli effetti, nel momento in cui tu restituisci la visibilità di un archivio complesso e anche recente come questo, devi essere fedele a tutta l'identità che si porta dietro. Ecco perché ha un impianto fotografico che è più vicino a eBay, alle foto amatoriali che si fanno appoggiando, che ne so, un oggetto che devi vendere. Ma questo perché? Perché Slam Jam a oggi per molti è un e-commerce. E allo stesso tempo abbiamo portato dentro un'estetica con quei sottotitoli che è più vicina al cinema americano lo-fi, quindi a tutta quell'estetica 80 e 90, che poi anche nelle produzioni video che Slam Jam ha fatto, penso nel mondo skate o anche graffiti, ha veramente connotato un'epoca e ha connotato uno stile. Questo ovviamente che vedete ogni tanto appare un più, perché? Perché non c'è nessuna pretesa scientifica di consultazione in questo, che è la vetrina di un archivio sotterraneo consultabile, che poi si vede in questo. Dovremmo vederlo qui, no, non c'è. La cosa interessante per noi è che quel più che vedete è l'utente, è pensato ovviamente anche per un utente di una nuova generazione che scrolla su Instagram e vede contenuti. Da quel più accede a delle schede, una sorta di atlante di connessioni tra quell'immagine che vedi e altre che si aprono, per scaricare in quel caso dei dati tecnici e collezionarsi. In pratica piano piano si crea un libro che presenterà al momento in cui andrà in visita all'archivio Slam Jam, per avere con il codice, che è sempre un elemento estetico in questo caso, il codice che è il nome e il cognome di quell'oggetto, del documento nell'archivio. Bene, in realtà da qui, ecco la strategia per intenderci, abbiamo proseguito ovviamente con una parte di comunicazione in affissione su Milano. Questo è l'headquarter di Slam Jam a Ferrara, dove in un piano c'è anche l'archivio, che è
composto da molte cose molto diverse, quindi è la classica situazione in cui creare un archivio è molto complesso, anche digitalizzarlo, perché si parla di sculture, di coves molto alte, qualcuno che sa che coves forse è uno scultore americano molto noto che viene dal mondo dei graffiti, fino a un biglietto del Pullman di quel primo viaggio fatto negli anni 70 a Londra di Luca, fino a tavoli, c'è tutta una collezione di, ma lo vediamo senza parlarne. Ecco, queste è alcune foto dell'archivio Slam Jam, se andate a trovarlo vi riceveranno. Si parla veramente di una sorta di museo che raccoglie per esempio una collezione di tavole da skate, dove ci sono anche per esempio tutta la prima serie di tavole da skate Supreme. Fa strano perché vorrei poter parlare di abiti vittoriani o che ne so, di scarpe fatte in caucciù dell'Egizio, quindi è strano dire ci sono tutte le tavole di Supreme, che è un marchio vivo e vegeto che fattura ogni anno, però è questa la sfida, è questa la cosa interessante che ha fatto Luca e anche quella che state facendo voi raccogliendo le memorie orali, cioè riuscire a inquadrare, congelare, fotografare il tempo e la memoria lì fin quando c'è. Quindi l'archivio va da, per esempio, tutta una parte di tavole da skate fino appunto a tutti i vestiti, di cui alcuni molto molto rari, alcuni sono prototipi proprio. Come vedete qui c'è tutta la storia delle sneakers e delle scarpe degli ultimi anni. È paradossale questo, perché uno si aspetta, uno che magari non è nel mondo di un archivio si aspetta o si immagina che ci siano, no, il comitato scientifico che entra, le competenze, il bibliografo, ecco, o che sì, però qua per esempio hai delle sfide nuove, cioè quando ti trovi di fronte a una Reebok degli anni, una Jordan degli anni 80, che essendo fatta con materiali sperimentali di allora, oggi si sta sbriciolando, ecco, ecco che in termini di conservazione quello è un dilemma, no? In quel caso con i nostri consulenti abbiamo deciso, cioè, suggerendola a loro, di metterla sotto vuoto senza restaurarla, no? Quindi ci sono anche delle scelte che non hanno né più né meno rispetto a un quadro del 500, però le stai applicando su un oggetto che non ha oggettivamente lo stesso valore artistico, ma in termini di storia, quindi in termini di memoria collettiva e in termini soprattutto di, in questo caso, antropologia del look, sono oggetti molto rari, ok? Molto importanti. Vado più rapido così. Quindi un archivio molto complesso, in questo momento quello che vedete ovviamente è il magazzino che deve essere archiviato, però ecco, in questo caso la scelta ci ha portato a creare una strategia che porta in tantissime direzioni, ve ne faccio vedere alcune. Per esempio alla nascita di una rivista, questa è una rivista che è finanziata sui budget dell'archivio che ci è stato dato e è composta per un 30% di materiali che provengono dall'archivio, ma come facevamo al tempo di Archivio Magazine, quei materiali non sono semplici foto a cui va associata una didascalia per dire eravamo, questo è l'anno, quello che vedi in foto è. Non è questo che per noi è interessante nel momento in cui riportiamo qualcosa del passato a oggi, ma ogni cosa è quasi un pretesto su cui speculare, non nel senso negativo del termine, ma proprio da cui partire per creare dei discorsi che facciano in qualche modo avere un senso, facciano prendere un senso a quell'oggetto, quel documento, quella foto, quel suono a oggi. Quindi la rivista è nata dall'archivio, è composta dall'archivio e per esempio all'interno ci sono anche dei shooting di moda fatti dentro l'archivio Slam Jam, nell'headquarter, con tutto l'outfit che proviene dall'archivio Slam Jam. Quindi c'è una sorta di operazione senza sorta, ibrida, totalmente ibrida, in cui, cosa che gli archivisti più classici potrebbero veramente sentirsi arrabbiarsi, in cui proprio l'idea è anche quella di uscire dalle etichette, uscire dai limiti, uscire dalla definizione. O meglio, quella parte c'è, è scientifica, è sotto, è di consultazione, è super precisa, sistematizzata. Peraltro noi abbiamo iniziato a sviluppare anche piattaforme molto complesse su questo tipo di fruizione. Però poi nel momento in cui la porti fuori, nel momento in cui devi avvicinare un pubblico di un ragazzino di Hong Kong di 20 anni che non gliene frega niente, che si mangia una tigella buona a Ferrara, per esempio, beh, devi portarlo in questo territorio per dire... Ho detto male? Ho detto male, Modena, scusate, lo sapevo.
Ne so qualcosa, sono toscano, anche da noi ci sono queste cose, se sbagli di 2 chilometri ti uccidono, scusa. Quindi, per esempio, quello che vedete voi è tutto un materiale nato anche dalla rielaborazione di file digitali o chiamando artisti, contributors, scrittori, attorno all'archivio o comunque portando avanti quello che è sempre stato l'archivio. Cioè Luca Benini in fondo è stato un mecenate che ha individuato prima di altri dei ragazzi o delle ragazze che facevano delle cose e le ha finanziati creando i primi festival di graffiti dietro l'indelebile di Rimini, c'è anche lui in qualche modo, oppure l'outfit dei Sangue Misto per chi conosce l'album o per esempio tutta la stagione degli skate park in Italia, c'era lui dietro appunto Slam Trick ovviamente. Quindi la cosa interessante è anche quella, e ecco che l'archivio non è morto, non è fine, non è nostalgico, è di dire usiamo questo mezzo per fare oggi noi ricerca su cos'è oggi l'underground. Quindi quello che state vedendo qui per esempio è tutta una serie di artisti incredibili dell'Africa che lavorano intorno a un festival che si chiama Niege Niege Festival, musicisti incredibili. Ecco, la rivista è nata raccontando quell'Africa che si sta esprimendo, che è un punto di riferimento molto sperimentale. Non solo raccontandola, qui ci sono altri articoli che adesso vado veloce così non rubiamo tutto il tempo. Questo è l'outfit che vi dicevo prima. Quindi è stato un oggetto di ricerca sull'underground contemporaneo a livello globale. E abbiamo cercato di portare dentro il meglio di quello che noi riteniamo essere oggi dei fenomeni interessanti. Quello che faceva Luca per 30 anni lo stiamo seguendo noi sullo strumento del magazine in questo caso. Quello che vedete è una cassetta, perché poi non basta solo dire l'ho individuato e lo racconto. La special edition della rivista ha questo tape che è proprio un album cioè di canzoni originali, quindi pubblicate per la prima volta, di questo gruppo dei Duma appunto, che fa parte di Niege Niege Label, questi fenomeni che vi dicevo che vengono dall'Africa, che abbiamo prodotto, non l'abbiamo solo prodotto, l'abbiamo portato in concerto a Milano. L'abbiamo portato in concerto a Milano per il lancio della rivista e qui ci sono alcune scene dell'evento e quindi, cioè, quando io parlavo prima, e adesso me ne sto zitto e basta la parola, se non rubiamo troppo tempo, dico, quando prima vi parlavo del riuscire a fare il lavoro scientifico che occorre fare, metterlo nella condizione di essere fruito, ma contemporaneamente avere una strategia a lungo termine che analizza, poi noi veniamo un po' dalla comunicazione, quindi riusciamo anche a analizzare i mercati, analizzare l'audience, eccetera, e analizza il luogo dove devi stare e il medium che devi usare, inizia a fare un lavoro in cui l'archivio ritorna al contemporaneo in una maniera, come in questo caso, viva. Basta, non dico nient'altro. Questi siamo noi. Grazie Matteo, passo a te, cambio posto. Vorrei ringraziare anch'io per poter essere qui, Alia, Silvia, Afor, Urban Air, Collettiva Amigdala, SpaceX e Vittorio. Mi fa molto piacere di essere qui in persona a potervi raccontare un po' di questo che stiamo provando a fare con il nostro archivio a Mayday Rooms a Londra. E io vorrei anche scusare con voi perché purtroppo paradossalmente per potermi esprimere meglio leggerò una parte della mia presentazione. Ma comunque sì, io vengo da Mayday Rooms, che è un archivio basato a Londra, interessato a raccogliere storie di movimenti extraparlamentari di sinistra, antiautoritari, che è stato fondato nel 2013 nel mezzo dei tagli dell'austerità ai servizi pubblici in Gran Bretagna, che hanno visto la chiusura di molte biblioteche pubbliche, centri circoli comunitari e spazi culturali. Le politiche di austerità in combinazione con una legge anti-squatting, anti-occupazioni passata nel 2011 che ha criminalizzato l'occupazione di proprietà residenziali hanno portato a una vera e propria perdita di spazi sociali e comunitari che spesso hanno agito come contenitori di memorie e storie culturali. E in questo contesto di crescente perdita o distruzione, Mayday Rooms è stato fondato come un archivio che si vuole dedicare alla salvaguardia di storie e di documenti di lotta e resistenza, con l'obiettivo di collegarli e renderli liberamente disponibili per le lotte e proteste contemporanee.
e da tre modeste collezioni da quali siamo partiti nel 2013. L'archivio dei Mayday Rooms è cresciuto negli ultimi anni fino a diventare un archivio cartaceo di oltre 90.000 oggetti, più di 2.000 film, video, è un archivio digitale di oltre 19.000 digitalizzazioni. La collezione di Mayday Rooms si concentra sulle lotte sociali, sull'arte radicale, sugli atti di resistenza dagli anni 70 fino ad oggi. Allora, contiene veramente di tutto, dalla recente poesia femminista ai effemera legati ai movimenti rave di anni 90, dalle riviste situazioniste alle storie delle rivolte e dei scontri, dagli esperimenti in educazione alternativa alla letteratura carceraria. E a Mayday Rooms siamo anche consapevoli di questa eredità, diciamo, coloniale e statalista dell'istituzione dell'archivio, e cerchiamo di portare un approccio un po' più critico all'archiviazione, basato sull'accessibilità, impegno politico e sul favorire la ricerca autonoma. Allora, il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un archivio che resista alle narrazioni storiche dominanti e ripensi il modo in cui impariamo dal passato. Abbiamo cercato di farlo sviluppando nuove forme libere di divulgazione, accesso, formazione e ricerca collettiva. Ovviamente questo lavoro storico è un processo collaborativo, aperto, a volte disordinato, e che spesso onestamente non va a buon fine, ma comunque continua a costruire uno spazio di opposizione critica alle relazioni capitalistiche, a ispirare le lotte future. Alcuni esempi recenti dei tipi di attività che abbiamo svolto sono laboratori di scansione e catalogazione collettiva. Abbiamo portato gli archivi ai picchetti durante i scioperi, abbiamo organizzato eventi sociali, raccolte di fondi per le reti No Border, abbiamo organizzato mostre online, che poi vi farò vedere una. Abbiamo organizzato degli eventi di scrittura di lettere alle persone in carcere usando i materiali di archivio, e stiamo anche cominciando un progetto di editoria che è connessa alle storie di movimenti radicali che abbiamo nei nostri archivi. Speriamo anzitutto che con questi progetti si riesca a far interessare un maggior numero di persone alle pratiche di archiviazione, intese non come volontà di racchiudere la storia nel passato, ma come ricerca continua e consapevolezza di ciò che ci circonda e che a sua volta può favorire le lotte contemporanee. Non vogliamo essere un archivio del movimento, un repositorio di testimonianze di lotte passate, ma più una risorsa attiva che, collegando il passato con il presente, permetta di informare, a spingere in avanti le lotte contemporanee. Vi farò vedere una piattaforma digitale che abbiamo sviluppato all'interno di Mayday Rooms, perché nonostante l'importante enfasi posta sulla coltivazione di un luogo in cui le persone possono incontrarsi e organizzarsi, il Mayday Rooms si è anche impegnato tanto a sviluppare modelli di digitalizzazione, distribuzione e diffusione online. Pensiamo che nelle pratiche archivistiche contemporanee si pone molta enfasi sulla digitalizzazione delle collezioni per ragioni sia di accesso che di conservazione. Tuttavia l'accesso è spesso ancora limitato da questioni di diritti e rimane nei sistemi archivistici interni. Inoltre la digitalizzazione del materiale a scopo di conservazione richiede risorse, come per esempio i server o le attrezzature professionali, i scanner, a quali gli archivi più piccoli e indipendenti purtroppo non hanno accesso. Quando abbiamo iniziato a pensare alla forma della nostra collezione digitale, abbiamo pensato a come le caratteristiche degli oggetti digitali, allora gli oggetti born digital, e queste caratteristiche sono la riproducibilità, la mobilità e potenziale di circolazione, potessero reimmaginare un archivio che bypassasse le tradizionali preoccupazioni di conservazione a favore della diffusione, del contributo collaborativo, di un accesso veramente aperto, perché pensiamo che questo è un vantaggio specialmente per le persone, ma anche per i gruppi non professionali che non possono usare o permettersi software complicati e costosi, ma anche riduce la nostra dipendenza da accademici, istituzioni governative e professionisti nello sviluppo di strumenti e pratiche di archiviazione e distribuzione. Il nostro approccio ci ha portato a sviluppare un nostro sistema di metadati piuttosto che affidarci a sistemi gerarchici di classificazione, a sistemi di metadati ereditati da archivi istituzionali. Un buon esempio lo potete vedere per esempio qua, è la categoria tattica che abbiamo qua. Per esempio, se scegliamo
Rent Strike, questo campo è stato introdotto per riorientare la collezione come qualcosa che può essere usato come risorsa per le lotte attuali e per sviluppare metadati adatti alle collezioni in nostro possesso. L'intento di questo campo era che se un gruppo voleva organizzare per esempio un sciopero degli affitti, poteva filtrare o cercare la collezione per tattiche, e qua ho già cliccato Rent Strike, scegliere Rent Strike e visualizzare tutti i documenti che menzionavano questa frase. Per definire questa categoria abbiamo utilizzato la funzionalità Full Text, la piattaforma che consente di effettuare ricerche all'interno del documento, non solo per i dati relativi al documento stesso. Questo potrebbe sembrare un aspetto, diciamo, tecnico, secondario, ma si è rivelato estremamente significativo per l'apertura degli archivi digitali e per l'utilizzo del contenuto effettivo dei documenti come base per la classificazione. Inoltre, tutti i 19.000 documenti digitalizzati che potete trovare su Leftover sono disponibili in formalità, in formato PDF, scaricabili gratuitamente. Ma qua abbiamo aggiunto ancora una cosa, ma abbiamo aggiunto la possibilità di guardare direttamente una pagina, un ritaglio e il testo convertito con il riconoscimento ottico di caratteri OCR. E questo di nuovo ha aperto il materiale a diverse forme di estrazione, ricombinazione e analisi, su quale anche noi di Made in Rooms non abbiamo spesso controllo. Ci affidiamo ai utenti e vogliamo aprire anche ai utenti la possibilità di usare questi materiali come vogliono loro. Diciamo, abbiamo sviluppato uno strumento di collaborazione per lavorare insieme sulla collezione digitale e creare nuovi modi di interrogare i materiali dal remoto. Allora questo è Leftovers, questo lo potete ovviamente poi vedere sui vostri computer. Un altro progetto che abbiamo sviluppato è l'Activist Media Project. Questo progetto è interessante perché un progetto in quale, diciamo, l'attivismo o il coinvolgimento politico è venuto prima del processo di archiviazione, perché l'Activist Media Project è stato sviluppato durante un processo che si chiama Undercover Police Inquiry, che era un processo in quale si investigava in come le forze d'ordine e i poliziotti in borghese hanno infiltrato i movimenti ambientalisti e movimenti no global degli anni 2000. Allora gli attivisti, su questa piattaforma gli attivisti hanno messo tantissimi video per identificare i poliziotti in borghese e poi per portare questa evidenza in corte. Ma comunque da questo processo poi l'archivio si è sviluppato e potete vedere che contiene adesso oltre 2000 video. Che contengono per esempio materiali girati a Genova nel 2001, materiali creati da Indie Media, diciamo diverse entità hanno messo anche i loro archivi su questa piattaforma. Allora qua un po' vi ho fatto vedere due piattaforme di archiviazione e poi, anche per non prendere troppo tempo, vi vorrei far vedere due progetti specifici che abbiamo creato usando i nostri materiali d'archivio. Questo è un progetto che si chiama Brixton Gentrification Struggles 1993-2021, in quale raccontiamo il processo di gentrificazione di un quartiere molto specifico a Londra, che è il Brixton. Allora abbiamo raccolto migliaia di dati, ci sono più di 800 link in questa timeline, e come vedete possiamo rintracciare un po' la storia della gentrificazione in Brixton. Abbiamo voluto inserire questi link, vedete qua, ci sono più di 800 link, non per in qualche senso offrire una narrativa alternativa alla narrativa dominante sulla gentrificazione di Brixton, ma per facilitare una ricerca autonoma. Non vogliamo noi imporre una narrativa che magari parte anche con delle buone intenzioni e parte dai nostri materiali archiviari. Vogliamo prima di tutto fornire dei strumenti a delle persone che vogliono essere coinvolte o vogliono cominciare il loro progetto di ricerca autonoma. Ovviamente anche questo lo potete tranquillamente vedere online. Tutti i nostri progetti sono creati su software open source, anche il Brixton Brixton Anti-Gentrification Timeline. E un altro progetto che vorrei fare vedere è
è la mostra, online che abbiamo organizzato un mese fa, che abbiamo inaugurato un mese fa, che si chiama Seize the Media, praticamente rintraccia la storia dei indie media. Anche qua tutti i materiali che abbiamo usato vengono dai nostri archivi o vengono dalle persone che ci hanno mandato i materiali. Allora qua potete anche di nuovo qua fare da soli quando avrete un po' di tempo e vedere, rintracciare un po' di storia di indie media. Non so, questo ho presentato un po' di nostri progetti e sì, questo. Grazie intanto, è rapido ma molto denso di contenuti. E no, una prima domanda che vi pongo è questa, ci ragionavamo un po' anche prima nelle chiacchiere, e riguarda un po' la metadatazione di questi materiali, e nel senso lavorare con le controculture, l'abbiamo visto un po' in tutti gli esempi, significa andare non troppo indietro nel passato e rapportarsi a materiali che possono essere anche contemporanei o che da un domani possono arrivare in archivio continuandolo ad alimentare. E parto un po' dall'esperienza di metadatazione che abbiamo avuto ad esempio per Urbaner, che in un contesto era il patrimonio culturale, nell'altro era Lodovico, che quando è nato partiva come archivio, diciamo, riferito molto alle istituzioni archivistiche, quindi parlavamo di scansioni di libri, opere d'arte, di queste cose qua, e quando vai a inserire nuovi elementi può darsi ci sia anche un problema di metadatazione, cioè trovare il campo giusto dove collocare e quello che ti servirà poi per scorrere, per navigare il tuo archivio, per metterlo in dialogo con altri possibili archivi. E è un po' la base di tutta l'archivistica classica, nel senso c'erano i moduli, le tabelle, tu andavi a compilare a seconda del tuo settore, a riempire quei campi. Penso che lavorare su un materiale abbastanza recente storicamente, quasi contemporaneo, apra un po' il problema della metadatazione. Volevo capire come vi comportate, penso alla quantità di archivio Slam Jam, della diversità dei materiali, della diversità di tipologie, penso a tutto il materiale che abbiamo visto negli ultimi minuti, e quindi volevo capire se avete una soluzione, se come vi comportate nell'affrontare questa tematica, ecco. Allora, per quanto mi e ci riguarda, è un tema di progettazione, che è un tema sempre aperto e anche pericoloso, nel senso che progettare in avanti, prevedere quello che avverrà. Quindi il tema grande, quando si crea per esempio una scheda descrittiva attorno a un archivio che potrebbe potenzialmente ricevere nuovi fondi, quindi anche materiali e documenti che siano totalmente diversi da quello che oggi ospita, spesso è praticamente impossibile prevedere tutto quello che arriverà. Si può ottimizzare cercando di trovare ovviamente i criteri con cui si archiviano, cronologici o non, ci sono molti aspetti da prevedere, insomma, però quello che dici lo capisco, ne parlavamo oggi al pranzo delle 4, legato a per esempio delle foto scattate lungo linea dal repo. Qual è il tema? Il tema è che se si parla di controcultura, peraltro non si può parlare di controcultura in generale secondo me, perché come dicevamo anche oggi c'è un tipo di controcultura, penso a Media Room, che si fonda su appunto dei movimenti politici che si coalizzano intorno a un'ideologia, quindi è un tipo di controcultura tra virgolette organizzato. Se invece parliamo di controcultura, cioè di fenomeni alternativi, di fenomeni dell'underground, che poi diventano a tutti gli effetti dei canoni culturali o dei canoni estetici, ma che nascono spontaneamente, penso a tutto appunto il fenomeno
di ogni tipo, dallo skate al writing al parkour, cioè ogni tipo di fenomeno, che è più un fenomeno antropologico, che si attiva attorno a una pratica, che sia poi una pratica fisica, ma ritengo che ci siano anche delle sottoculture che si muovono su il deep web, che non hanno espressamente una pratica fisica in un luogo specifico, ma che a tutti gli effetti si possono considerare sottoculture. Quel tipo di fenomeno, parliamo di fenomeno in generale, effettivamente è molto difficile da prevedere, è molto difficile progettare un qualcosa che lo accolga, che lo descriva, per un semplice fatto che per essere una controcultura, cioè per essere una visione alternativa dei canoni, della tradizione, per essere qualcosa di respingente, spesso nasce in un contesto e in una modalità talmente spontanea che essa stessa tende a rifiutare l'idea di storicizzazione. Quindi nel momento in cui si rifiuta un'idea di storicizzazione, in cui poi si cade, perché dicevamo oggi che non è vero che le ideologie sono morte, ce n'è una che vale tutte, che è quella del capitalismo, che ingloba tutto ciò che si genera anche diciamo i nemici più ferrei, no? Anche la sottocultura, penso per esempio a quella dei graffiti, di cui ho fatto parte dagli anni 90, dai primi 90, è una sottocultura in cui effettivamente è difficile trovare i dati, è difficile descrivere i documenti che potrai reperire, perché saranno legati alle voci dei singoli, alle voci dei testimoni, quindi al racconto orale, da una parte. Dall'altra, probabilmente se sei fortunato che hai trovato un book di foto e qualcuno ha annotato sul retro della foto delle informazioni, ma non è detto siano veritiere, ma quello è già un indizio. Puoi creare puoi avere un dato certo di quella fotografia, magari perché è stata scattata in un luogo e in un momento, e lo capisci dalla patina della foto piuttosto che dal marchio o dalla custodia che la contiene. Però effettivamente è molto difficile storicizzare. Noi in genere ci muoviamo in una direzione che poi è quella di sempre. Nel caso di Slam Jam ci sono state molte sessioni di ascolto e registrazione di audio della memoria di chi ha creato quell'archivio. A quello sono seguite delle verifiche oggettive dove era possibile, e abbiamo anche scoperto che delle cose che credevamo essere originali ovviamente non erano originali, nonostante si parla di una storia molto breve di 30 anni. Però sicuramente il problema del archiviare, creare dei metadati che possano in qualche modo creare dei tracciati che comunicano tra di loro su dei documenti che fanno parte di patrimoni generati negli ultimi anni e soprattutto legati alle sottoculture, cioè a dei fenomeni spontanei, è molto difficile, perché non c'è una storicizzazione di quei tipi di fenomeni che crea le etichette, che crea diciamo degli elementi fissi, delle coordinate fisse attorno al quale muoversi per dare una voce, dare un nome, dare un senso a quello che stiamo vedendo. Questa è una cosa che poi nelle sottoculture diventa molto di nicchia. Per esempio, per chi come me ha fatto graffiti, quando vedo una foto di un graffito ci sono dei dati oggettivi visibili a tutti: lungolinea, ferrovia, palazzo, l'architettura sembra italiana, è lungolinea a Bologna, quel treno cos'è, è un pendolino F3, cioè ci sono dei dati oggettivi che si possono ricostruire. E poi ci sono dei dati, quando dicevo non è storicizzato, legati allo stile di quel graffito, che se non hai una competenza, una conoscenza diciamo emotiva più che storica di quello che stai vedendo, se non sai che quella lettera è stata fatta da fase 2 a New York, se non sai che quel tipo di linea è un flop piuttosto che un wild style, cioè c'è tante cose che rimangono chiuse dentro lo anche il contesto, anche il fatto che sia stata rielaborata, perché ovviamente l'individuo che poi la dipinge a Bologna è un individuo che l'ha conosciuta magari vedendola in America o su un film, ma poi l'ha rielaborata rispetto ai suoi canoni estetici. C'è tutto un mondo quasi biologico, direi, cioè di azione e reazione, che è effettivamente difficile da etichettare. Questo è il mio pensiero. Sì, io penso che questa questione della metadatazione è fondamentale quando si lavora con gli archivi, e penso che non ne parliamo abbastanza. Penso che la domanda più importante è perché creiamo gli schemi di metadatazione, a cosa servono. Penso che molto spesso questo metadatare diventa un automatismo, magari un'attività che è vista un po' come secondaria nel lavoro di un archivio, anzi non so, organizzare
organizzare eventi o digitalizzare, per esempio penso che metadatare i materiali d'archivio non è prima di tutto mai neutrale, è già come dire, crea un significato, impone un significato ai materiali d'archivio, per esempio perché metadatiamo, lo faccio per me come archivista, per mio piacere intellettuale di creare un bel un sistema organizzato, o lo faccio per gli utenti del mio archivio, per esempio magari torno un po' a Leftovers. Come vedete, Leftovers non è il nostro catalogo, abbiamo un altro catalogo, questa è solo una piattaforma di digitalizzazione. Come vedete qua non esiste per esempio la categoria del donor, la persona che ha donato il materiale all'archivio, che magari per archivisti un po' ortodossi è un sacrilegio, perché molto spesso è la cosa più importante chi ha donato i materiali, ma noi vogliamo, e non dico assolutamente che questo dovrebbe funzionare in altri archivi, anche non esponendo troppo questa figura del donor, vogliamo anche un po' muoversi, allontanarsi da questo concetto di storia che è creato da individui, dalle persone illuminate, da grandi politici, dalle date, dai eventi, avvicinarci un po' a una visione di storia che è creata più da gruppi collettivi nella loro contemporaneità, nella loro, diciamo, everyday life, ma anche perché quando le persone vengono a Mayday Rooms raramente mi chiedono: voglio vedere i materiali donati da Ukashis, non gli interessa questo, sono interessati a voglio vedere i materiali relativi ai movimento sindacale degli anni 70, non mi chiedono mai, allora perché io dovrei mettere così tanta importanza sulla persona individuale del donor. Allora penso che i nostri sistemi di metadatazione dovrebbero prendere in conto anche chi usa l'archivio, cosa vogliamo dire con questi metodi di catalogazione, che metadatazione non è mai oggettiva, non è mai neutrale. Anche questo che ha detto Matteo è molto importante, che per me che le categorie di metadatazione non separano i materiali d'archivio uno dall'altro, perché lo fanno molto spesso, nel senso racchiudono la storia tipo maglie molto, molto strette. Per questo noi vogliamo sempre sviluppare questi metodi di metadatazione che favoriscono la connessione tra diversi materiali d'archivio, ma anche tra diversi periodi storici. Per esempio, ritornando a questo sciopero dei affitti, con questo sciopero dei affitti vedete che abbiamo 250 oggetti con questa parola, ma questo vuol dire che è un rent strike che è successo in Inghilterra 5 anni fa, ma potrebbe essere anche un sciopero dei affitti che è successo in Italia negli anni 70. Allora questo tipo di metadatazione, anziché separare diversi materiali d'archivio, anche diverse storie, prova a tipo unirle, trovare delle connessioni che magari non ci vengono in mente immediatamente, non sono così ovvie. Sì. Grazie. L'altra domanda, c'è qua Metella che nel caso può rilanciare. Diciamo che oggi una delle discussioni più lunghe intraprese oggi partiva da un intervento che fece Metella al termine un po' della presentazione di Lukács nell'ambito della scuola, ed era il rischio in cui si incorre nel storicizzare, archiviare, in un certo senso istituzionalizzare le controculture. Ne abbiamo parlato per un'ora abbondante, perché è un tema sicuramente trovare, citava prima le fonti orali Matteo, e con Urbaner ad esempio una grossa parte di lavoro oltre agli archivi è generata dalle interviste, e anche solo avere la disponibilità di queste interviste, tutti presenti come: sono un progetto del comune di Modena, mi occupo di controculture, parlami dell'occupazione, è un cortocircuito istituzionale, cioè in partenza nasce come cortocircuito già, e non tutti sono
disposti poi a donare materiale, a rilasciare interviste. E prima abbiamo visto poi che il caso di Lukács, non essendo istituzionalizzato veramente e avendo una forte appartenenza politica, ecco, la politica rispetto alle culture di strada forse sono già una grossa linea di demarcazione su come affrontare i documenti che ci si presentano davanti. E però quali sono i rischi di lavorare su queste cose? Penso Slam Jam, che nasce come promotore di controculture, poi arriva il giorno che fa il salto e diventa mainstream. Allora, intanto una cosa che volevo dire di Lukács, che giustamente diceva, nel momento in cui si archivia si fa una scelta, e quindi una scelta sottrae sempre qualcosa, e questa è una grande verità che purtroppo ci portiamo dietro banalmente anche dalla storia, dall'egemonia europea, da tutto il periodo del colonialismo, no? Questo vizio iperrazionale di cercare di controllare, possedere e archiviare, cioè e descrivere. Questo è un punto, per esempio penso alle intelligenze artificiali che in questo momento si stanno fruendo da dei database che vengono aggiornati, ma vengono aggiornati da una storia scritta in quel periodo, quindi tengono fuori, escludono tutta una realtà che proprio perché quel tipo di archiviazione e descrizione è stata fatta in maniera, diciamo, sbilanciata, secondo dei principi anche scientifici di conoscenza di allora, ma anche volontà vera di egemonia politica e di potere. Ci ritroviamo con delle tecnologie super all'avanguardia, ma che ragionano e restituiscono delle cose proprio perché quel tipo di descrizione non ha potuto o non ha voluto tener conto di una descrizione più trasversale e ampia. Quindi il tema dell'archiviare, a proposito di controculture, è in sé un'azione politica, okay? Perché si decide nel piccolo o nel grande cosa rimarrà alla storia e cosa verrà fruito e come verrà fruito. Quindi questo è un tema molto sensibile. Dovremmo avere tutti l'onestà intellettuale di dire che quando si crea un archivio, si lavora per un archivio, stiamo comunque facendo un'operazione parziale. E questo è un tema. Il tema delle sottoculture. Potrei prendere in campo ciò che è stato le avanguardie storiche nell'arte. Più che dire questo è moda, è diventato mainstream, quello è controcultura, lotta continua, cioè in realtà mettiamola più su un piano ampio, mettiamola su un piano di un fenomeno umano, cioè gli umani producono contenuti, scrivono, ricercano, si spostano, cambiano attitudine, cambiano stile e quindi generano cose, generano visioni, generano contenuti, generano qualcosa che vale la pena sì o no archiviare. E, è un tema interessante perché se penso alla controcultura e devo definirla, lo stesso concetto di contro è qualcosa che va contro appunto un canone o contro una tradizione. Secondo me il discorso qui è proprio sulla tradizione. C'è stato un passato dell'arte, pensate al nostro famigerato Rinascimento che torna sempre in auge quando dobbiamo dire che sappiamo fare le cose. Penso alla bottega di un artista di allora, Filippo Lippi, per esempio, che aveva sotto di sé degli artisti giovani e anche molto desiderosi di emergere, ma lì c'era un rapporto con la tradizione che era una tradizione da cui si partiva per migliorare, no? Questo era legato anche a tutta una serie, soprattutto di mindset di allora, che era totalmente diverso dal nostro. Questo arriverà fino ai giorni nostri rispetto a quello che mi hai chiesto. E quindi lì c'era un discorso sulla tradizione che era la tradizione può essere migliorata. Osservo la tradizione, apprendo dalla tradizione, ma posso cambiare dei piccoli elementi che poi, nel loro caso, genereranno un mio stile, un mio approccio, eccetera. Con le avanguardie storiche, quindi col pieno Novecento, questa cosa è stata completamente ribaltata e le avanguardie storiche secondo me hanno molto a che vedere con le sottoculture e le controculture, peraltro perché sotto non l'ho mai capito, però controculture. Perché? Perché lì inizia un rapporto con la tradizione contro, lì inizia dal dadaismo, il futurismo, eccetera, un rapporto che vede la tradizione come principale nemico e cerca di fare di tutto per contraddire e trovare un'alternativa, cultura alternativa, a quella tradizione.
Questo è interessante, perché dico tradizione? Perché quello che succede sulla storia dello skating, piuttosto che writing, piuttosto che tutta la parte di manifestazione politica, spontanea, extraparlamentare, eccetera, non è altro che un primo approccio, tipo le avanguardie storiche, in cui si va contro la tradizione, tradizione religiosa, tradizione politica, tradizione culturale, tradizione sociologica, tradizione. La tradizione è da combattere. Un rapporto anche quasi edipico tra figlio e padre, ok? Non a caso chi fa controcultura, cioè trovatemi una controcultura che nasce in un giro di ragazze, di signori di 60 anni in un circolo. No, la controcultura ha, per fortuna nostra, un periodo, diciamo, generazionale che è proprio quello della rivolta contro l'istituzione, che prima è la famiglia e poi è la società. Quindi quel tipo di controcultura, quello di cui parliamo, che potrebbe essere banalmente quello che hanno fatto nella moda, in ciò che trovo in Slam Jam dal Giappone all'America, quello che hanno fatto dei ragazzini creando l'hip hop, che è una controcultura assurda, nata nel centro del potere globale, ma dal lato sbagliato del fiume, nel senso che New York... c'è un documentario molto bello che in realtà ci ha fatto iniziare a dipingere un po' a tutti, che si chiama Style Wars. Lì si vede molto chiaro che questi ragazzini, che poi si inventano un nome, si inventano un codice, lo dipingono su un treno, non su un muro, perché il treno gira e devono far capire che esistono, hanno proprio un grido di controcultura, contro una tradizione che è quella, nel loro caso, della pubblicità, che l'esclude, per emergere. E allora qual è il tema? Per me quello che dici tu non è altro che normale processo di evoluzione. Nel momento in cui una controcultura nasce, nasce perché va contro una tradizione, ma nel momento in cui si storicizza e diventa tradizione, non ha più senso di esistere. Questo credo sia il motivo. Sì, io sono d'accordo che il rischio che corrono sempre gli archivi è questo di istituzionalizzare o di storicizzare dei movimenti tipo vivi, metterli su uno scaffale in un archivio e semplicemente usarli come esempi di storia passata. E penso che giusto questo che dici Matteo, tu, sempre questo lavoro di provare di evitare questo, è sempre un lavoro che va in due direzioni: un lavoro interno che devono fare sempre le persone che sono coinvolte nei processi di archiviazione, riflettere su qual è la collocazione del mio archivio, quali sono i processi di archiviazione, come è strutturato il mio archivio, come sono metadatati i miei materiali d'archivio, chi usa l'archivio. È un costante processo, secondo me, riflessivo, che è super importante in ogni archivio che non vuole appunto storicizzare i propri materiali. Questa è una direzione. L'altra direzione è sempre provare a uscire dall'archivio, non essere sempre nell'archivio. Vuol dire uscire dall'archivio fisicamente, allora organizzarsi fuori dai spazi propri dell'archivio, creare reti con gli altri archivi, perché non so, in Inghilterra si parla sempre spesso di questo modello di archivio che si chiama il modello di una fortezza assediata, si può dire così. Allora questa mania di archivisti e di archivi di collezionare assolutamente tutto, che dobbiamo ancora avere di più, e poi perché dobbiamo legittimare la nostra esistenza. Noi a Made in Rooms pensiamo che questo è sbagliato. Noi vogliamo diffondere più questi materiali. Io magari un po' utopicamente credo in un mondo in cui, per esempio, il mio lavoro di archivista o gli archivi per sé non saranno più necessari, nel senso in quali comunità che hanno prodotto questi materiali hanno gli strumenti, hanno le infrastrutture, il tempo, le capacità per comunque ricordarci di queste storie, mantenere queste storie vive. Purtroppo per adesso non è così. Allora l'archivio, secondo me, è comunque un'istituzione che dovrebbe esistere. Allora appunto in Inghilterra, a Londra, si parla spesso di questo decolonizzare l'archivio, che
che troppo spesso si ferma solo a includere le voci che sono state escluse o marginalizzate negli anni, appunto anche per questa eredità statale e coloniale dell'archivio. Per noi non è abbastanza, non vuol dire questo decolonizzare l'archivio vuol dire decostruire i processi e le gerarchie implicite nel processo di archiviazione comunque come sono strutturati gli archivi. Per noi questo è anche un modo di provare a scappare a questo pericolo di istituzionalizzazione, ma penso che è un pericolo che è sempre dietro l'angolo per le istituzioni come gli archivi, e su quale dobbiamo continuamente riflettere e porci le domande: cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. Ok, questa era la base che ci siamo dati per aprire la discussione, e quindi vi abbiamo fatto partecipi del nostro pranzo lungo, e ci piace molto discutere e confrontarci, quindi voleva lasciare il tempo che rimane per un confronto con chi ha domande, con chi vuole approfondimenti, con chi non condivide quanto emerso fino ad ora, perché ci siamo trovati abbastanza tutti allineati nell'affrontare certe tematiche prima, però di fronte abbiamo magari anche archivisti che provengono da altre realtà, e quindi ci possono essere delle visioni completamente diverse da quelle che abbiamo presentato ad ora. Vi chiediamo solo di venire qua, così rimane registrato. Ma sono sicura che secondo me ce ne saranno, già vedo. Appunto, ricollegandomi a quello che stavate dicendo, anche in merito al fatto che un archivio debba uscire da un archivio, no? Cioè, quella di stasera credo che sia una controprova del fatto che sia parte integrante anche della nostra mentalità, cioè il fatto che comunque ci sia la necessità di una divulgazione, di una condivisione da parte di AFOR con le persone che ne hanno preso parte e che sono vicine all'archivio in diversi modi, ma allo stesso tempo anche come urbaner nella divulgazione di determinate, insomma, modalità. E quindi io volevo farvi una domanda molto semplice, perché per noi ad esempio è parte integrante anche di una costruzione di un immaginario, nel senso che noi siamo all'interno di un quartiere che sì ha avuto una storia molto forte e una caratterizzazione geografica determinata appunto dalla costituzione di questo villaggio, che ha reso questa, anche se la maggior parte delle persone che l'hanno costruito non arrivavano da qui, ma ha caratterizzato questa parte della città, e quindi in relazione a questo ha creato un'identità, ma al contempo nella storia è andato via via dismettendo, no, questo quartiere, tant'è vero che molte delle fabbriche che sono attorno a noi sono ancora dismesse. E quindi il ruolo di Oveslav, di Amigdala e poi conseguentemente anche di AFOR col progetto di rete che abbiamo costruito è stato anche di ravvivare la memoria, appunto in una visione di un immaginario nuovo per questo quartiere. E quindi volevo capire anche da voi, insomma, un approfondimento sul concetto di memoria e sul concetto di anche archivio, quindi perché un archivio? Vabbè. Il tema è complesso. Il concetto di memoria. Allora, rispetto a quello che diceva anche Lucas, c'è un tema di memoria collettiva che però, per esempio, ritornando anche al discorso delle tradizioni che dicevamo prima, è interessante. Cioè, ritengo che la memoria collettiva sia comprensibile, condivisibile all'interno però di un contesto, di una comunità che di quella memoria collettiva in qualche modo condivide
dei simboli, dei significati, dei significanti, ok? Quindi non per entrare sulla mediazione culturale del che cosa vuol dire trovarsi di fronte a un poster di Lotta Continua degli anni 60 in Italia, ma essere un ragazzino cresciuto a Soco che va a vedere questa cosa, quindi totalmente decontestualizzata. In quel caso la memoria collettiva, al mio modo di vedere, è un qualcosa che ha sempre bisogno di un processo o comunque di un lavoro attorno che la sa tirare fuori dal contesto originale. Nel caso della fruizione digitale è proprio un contesto asettico, ovviamente, cioè sintetico, e deve metterla in relazione con un qualcosa che rispetto a quell'utente dia un significato non nuovo, ma che in qualche modo sprigioni un sincero bisogno, necessità di comprendere, approfondire, ok? Questo è un po' quello che a volte, dal mio modo di vedere, rispetto alla necessità di archiviare, manca a chi costruisce dei classici archivi. Cioè ci si concentra molto sulla sistematizzazione, ci si concentra molto sulla ricerca, ci si concentra molto sull'organizzazione, sul modo di fruire, sull'attendibilità delle informazioni, sui tracciati. Però poi il lavoro che ti dice sì, ma chi lo fruirà questo singolo documento e dove lo fruirà, è un qualcosa che ovviamente non è prevedibile, però spesso diventa un vicolo cieco, ok? E rispetto alla memoria collettiva, la memoria collettiva è un qualcosa che è collettivo solo a una comunità che condivide banalmente un linguaggio e una cultura. Quindi il tema è cercare di portare fuori da quella comunità che condivide appunto una cultura comune, una lingua comune e una serie di segni, di significati comuni, quel dato documento per renderlo, se non fruibile del tutto al 100%, ma avvicinare un utente che di quella comunità non fa parte. Quindi c'è memoria collettiva, e la globalizzazione ci ha portato ad averla e come, ma c'è una memoria collettiva di comprensione del singolo item, del documento, che in realtà meriterebbe una libertà di questi documenti. Vale a dire, noi lo facciamo spesso, vi faccio un esempio: stiamo facendo un archivio di moda e lavoriamo, però è un'azienda che produce, storica, ma che produce, e ci siamo interfacciati con la modelleria. La modelleria sono proprio quelli che danno forma a quell'indumento, che hanno una memoria, sì, quella soggettiva di cosa è stato, e una volta che escono, che vanno in pensione, quella è una memoria che perdi, quindi l'azienda si sta muovendo per archiviarla. Però la cosa che abbiamo capito è che l'utilizzo che ne farà poi quella persona o chi verrà dopo di lei è un utilizzo totalmente produttivo, agile, e quindi ad esempio nel loro archivio, oltre la scheda descrittiva molto ampia, oltre tracciati, oltre trovi, oltre vedi, oltre le guidelines su come fotografare interno, dettaglio, zoom, cioè tutto un lavoro preciso su rendere quell'archivio fruibile da chi lo deve fruire, perché adesso deve fare un indumento e non deve ripartire da zero o chiedere alla signora che è andata in pensione, ma deve poter fruire in quel momento. Noi abbiamo per esempio unito una parte di deep learning, quindi di proprio riconoscimento visivo del soggetto, per far sì che oltre al dato scientifico, tecnico, descrittivo, lo associassi in maniera abbastanza libera a tutto un atlante visivo all'interno dell'archivio e anche verso l'esterno, che in qualche modo, o per forma, o per colore, o per dimensione, potesse mettere in grado chi lo fruirà di associarlo a una sorta di mood board visivo che è utile per riuscire a contestualizzare, avere una nuova contestualizzazione di quell'elemento, ma nel caso di chi sta dentro e produce, anche nel avere rapidamente un overview ampia di tutto quello che è passato, senza per forza stare legati e connessi a un tracciato tecnico, no? Non so se ti ho risposto, forse era più filosofica la domanda che ti aspettavi. Vorrei ritornare a questo che hai detto prima tu, che l'archiviazione è sempre un processo di selezione e di scarto di alcuni materiali, è un processo di selezione.
e per me questa cosa di memoria e di archivio è di sempre non, non scordarci che comunque stiamo lavorando su dei, o stiamo archiviando dei materiali che rappresentano una storia molto intima delle persone che hanno collezionato questi, questi materiali, che sono appunto i donatori. Archivio a questa abilità magica che le persone ci donano questi materiali delle loro storie personali che hanno raccolto durante la loro vita, durante la loro militanza, e poi questo diventa una storia, non so, oggettiva o politica, un po' disconnessa da appunto la storia individuale di questa persona che ha collezionato questi materiali. E cosa stiamo facendo noi, per esempio, per combattere un po' con questo, questo processo, è sempre includere al massimo le persone che hanno donato i materiali. Allora, sempre includerle quando è più possibile nel processo anche di metadatazione. Li consultiamo sempre cosa pensano loro, li invitiamo dentro l'archivio, stiamo organizzando dei eventi con loro, dei dibattiti, concerti, perché archiviare è una scelta molto molto difficile da un punto di vista etico, perché comunque sempre scartiamo delle cose, sempre lavoriamo su delle storie molto intime, anche molto, molto forti e difficili di queste persone che comunque ci hanno affidato dei materiali che hanno collezionato e che hanno avuto sotto i loro letti letteralmente per, non so, 30 anni. Allora, per me un po' combattere questo momento, questa cosa della memoria intima versus memoria politica, è sempre è importante non scordarsi di nessuna parte di questo momento che accade nel processo di archiviazione, anche perché c'è sempre questa domanda: cos'è l'archivio? Probabilmente io non so dare la risposta, nel senso, per me il modo più semplice a rispondere a questo è l'archivio è comunque una collezione di qualcosa che ha un certo ordine, e anche ci dobbiamo ricordare che questo ordine anche è totalmente arbitrale, nel senso, io posso dire che è un ordine perché l'ordine è basato sulla persona che ha mirato questi materiali, magari è basato sul certo format, nel senso, siamo anche noi a decidere questo ordine, questo magari anche liberatorio in un qualche senso quando archiviamo, perché perché diamo noi questo ordine, ma per questo è ancora più importante non scordarsi di dove vengono questi materiali, di quale memoria, di quale storia, a quale storia, da quale memoria appartengono. Ciao, io scusate, sono arrivata un po' in ritardo, quindi non so se è stato già detto, però volevo chiedervi se c'è mai stata una riflessione sulla struttura che permette l'archiviazione, che è in sostanza lo spazio, per quanto riguarda l'archiviazione fisica è lo spazio fisico, per quanto riguarda l'archiviazione digitale è lo spazio digitale. Sì, se vi capita di discutere di quanto spazio occupano i dati archiviati e di quanto spazio abbiamo a disposizione in generale per archiviare anche digitalmente, e se insomma vi è mai capitato di sentir parlare di permacomputing, che insomma tratta anche appunto la sostenibilità dal punto di vista digitale, cioè di quanto appunto spazio si occupa a livello di memoria non materiale, e niente, sì, questo, se vi è capitato di rifletterci o... Spero di sì, penso di sì. Sì, ci riflettiamo molto molto spesso a Mayday Rooms, perché comunque stiamo molto velocemente, non abbiamo più spazio nei nostri archivi, e questo sta piano piano diventando un problema, ma anche ci permette di creare reti con gli altri archivi, come stiamo combattendo questo problema di non avere più spazio, nel senso, siamo appunto interessati in creare delle reti con gli altri archivi a quali possiamo anche indirizzare utenti dei nostri archivi. Di nuovo, non siamo interessati in collezionare tutto, di riempire tutte le nostre stanze di materiali archiviali. Allora, se qualcuno viene a me, io dico purtroppo non abbiamo questi materiali, ma so che quest'altro archivio li ha. Allora proviamo a creare delle reti, perché ogni archivio con quale collaboriamo ha questo problema di spazio. Magari io non ho questi materiali, indirizzo anche gli altri utenti
Hai altri archivi, per, non so cos'è perma computing, ma comunque sì, anche questa cosa di avere Media Rooms, noi abbiamo i nostri server che ci permettono di mettere tutti i dati digitalizzati, e penso che questo è anche fondamentale quando si pensa di sicurezza dei archivi digitali, avere dei propri server, avere delle proprie infrastrutture, avere delle infrastrutture per quali non si deve pagare tanto, perché Media Rooms anche è nato dalle storie di persone che dalle storie di persone, di collettivi che hanno letteralmente buttato tantissimi dei loro materiali via nella spazzatura, perché prima di tutto non sapevano cosa farne, e secondo non avevano spazio. Allora, sempre avere anche questa prospettiva di cosa succederà tra 10 anni, cosa succederà tra 15 anni, in che direzione stiamo andando, come possiamo mettere a sicurezza i materiali archiviali, per noi anche fondamentale, direi. Sì, noi dipende, perché poi noi in realtà non siamo focalizzati, la nostra casa non è un archivio in cui abbiamo dei temi e quindi abbiamo un lavoro in uno spazio fisico nostro, no, quello che noi facciamo è arrivare sui progetti, spesso da consulenti, spesso da curatori, e quindi di valutare. Ovviamente i professionisti, per chi non conosce il mondo degli archivi, cambiano radicalmente rispetto al tipo di materiale che hai sotto mano. Ci sono contenuti, materiali bidimensionali, penso a un archivio fotografico, ma in altri casi, come quello di un tessuto, di tessuti o della moda o dell'arte, delle opere, una collezione, oppure come avete visto l'Egizio, mi spavento solo l'idea di toccarle quelle cose. Quindi il tema dello spazio è vero, e quando possibile, se possibile, si deve ovviamente fare una scelta. A noi è capitato, su un altro archivio di moda su cui abbiamo lavorato, di fare una scelta che andasse in questa direzione. Archiviare fisicamente il possibile, il più possibile, le cose che si ritenevano più interessanti, più utili. Parlo di materiali day by day, cioè di giorno in giorno si producono o vengono acquistati in collezione, e quindi una scelta si può fare in quella direzione. Intanto noi, in termini di Permalink, abbiamo lavoriamo in realtà, per esempio su questo archivio abbiamo lavorato in due modi: una parte cloud, quindi in rete, e una parte in server locali. Okay. Questo in realtà non era tanto per la mancanza di spazio, cosa vera, ma era proprio per la protezione di alcune cose. Cioè, nonostante poi l'utente, chi fruirà di quell'archivio, ha delle password d'accesso, a distanza dal luogo dove si trova può fruire solo di una parte dell'archivio. Un'altra parte, quella per esempio con i dati sensibili o materiali particolari, la fruisce in loco, solo in loco, possibilmente in loco. Parlo però di copie digitali, ovviamente. L'altra cosa che abbiamo fatto è prendere una direzione e creare uno spazio virtuale per loro, parlo di un archivio di moda, in cui alcuni cartamodelli o prototipi che non sono mai stati prodotti veramente prendevano vita, quindi in uno spazio virtuale, fruibile proprio in tempo reale, con renderizzazione molto rapida. Così facendo abbiamo creato dei gemelli digitali di qualcosa che fisicamente non è da nessuna parte, anzi fisicamente in molti casi non è mai esistito, ma potevano in qualche modo mettere su un modello virtuale 3D tutta una serie di altri elementi, di cui ovviamente nell'archivio fisico ci sono delle parti, dal cartamodello di carta fino al tessuto scelto, ma poi prendono vita veramente nell'oggetto virtuale. Ripeto, ogni condizione crea necessità, però solitamente chi ti chiama per fare un archivio, sto vedendo, non si rende minimamente conto della gestione complessa di un archivio, sul controllo delle temperature piuttosto che su tutti i materiali e le forniture per riuscire a tenerlo dentro. Però quello che dovrebbe essere un archivio, poi dipende di che tipi di materiali, è proprio l'idea di poter condizionare, e ecco perché arriva il digitale in aiuto, poter cercare di manipolare il meno possibile quei materiali. Pensate per esempio a una roba antica come l'Egizio, che cosa vuol dire? Comunque non so se ti ho risposto, ma...
molto rapidamente. E, ovviamente adesso io faccio la parte di quella che invece gli archivi li usa per fare ricerca, cioè adesso tolgo una parte e faccio l'altra. E quindi vuol dire il primo aspetto appunto dell'interazione è quella della la scelta di o la commessa, insomma, di realizzare un archivio, di documentare in questo caso una cultura e quindi non l'attività di un ente o di un'istituzione, ma una cultura è già di per sé, come dire, questa è una sfida impegnativa, e quindi di raccogliere, o in caso di Slang Jam, di raccogliere materiali che altrimenti uno storico o un cittadino, chiunque, dovrebbe andare a cercare in archivi diversi. Ok, ecco, l'altra parte, l'altro momento di forte interazione secondo me è proprio la domanda che l'utente fa all'archivio, che viene a fare una ricerca X qualsiasi perché gli interessa. Ecco, allora la mia domanda era questa: voi avete provato nella vostra esperienza a in qualche modo tenere traccia e a far entrare dentro gli archivi le domande di ricerca che vengono fatte, a farle diventare, come dire, degli assi semantici attraverso i quali poi far interagire e proporre già quelle famose piste, quelle piste che tu prima dicevi, no? Vogliamo mescolare gli archivi e fare in modo che escano informazioni che altrimenti in un'archiviazione classica rimarrebbero nascosti. Questo è il lavoro che fa il ricercatore normalmente. Quindi mi chiedevo se voi tenete memoria della domanda che vi viene fatta e se in qualche modo riuscite a farli interagire con l'impostazione dell'archivio. Non so se mi sono abbastanza spiegata. Sì, a Made in Rooms proviamo sempre a mantenere anche un buon contatto con le persone che usano il nostro archivio, ma anche proviamo a condizionare un po' il modo in quale le persone usano i materiali archiviali che abbiamo, perché molto spesso, specialmente quando veniamo contattati da per esempio ricercatori universitari, loro sono per esempio interessati in un oggetto, un particolare oggetto, allora noi pensiamo di non volere anche essere trattati come un servizio, nel senso per io sempre do una scatola intera che contiene la collezione, perché vogliamo anche che l'esperienza di maneggiare questi archivi non è tipo un servizio che andiamo, ok, adesso questo è che hai richiesto, ciao, ma vogliamo anche facilitare un tipo di scoperta, perché sempre magari quando loro interagiscono con tutto la scatola scoprono delle cose diverse di quali non erano a conoscenza, e poi proviamo anche a coinvolgere proprio gli utenti nei processi di archiviazione, di digitalizzazione. Ogni più o meno due mesi organizziamo questi eventi di catalogazione collettiva e digitalizzazione collettiva in quale invitiamo le persone a portare qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, e praticamente sì, digitalizziamo, usiamo i nostri scanner tutti insieme, che facilita anche questa parte collettiva e che magari rende le persone un po', le persone, i nostri utenti diventano archivisti anche loro durante questo processo, e noi siamo anche, io sono molto aperto quando parlo con gli utenti del nostro archivio, nel senso, sì, io teoricamente sono archivista, ma ci sono 90.000 oggetti nel nostro archivio, io non posso conoscerli tutti, anche magari non mi interessano, alcune parti del nostro archivio non mi interessano così tanto, ma se qualcuno viene da noi a questi eventi di catalogazione, lui o lei diventa anche un archivista, diventa un esperto su questo particolare materiale, a quale io posso contattare quando qualcuno vuole vedere questi materiali, ancora essere onesti come archivisti sui propri limiti e coinvolgere più possibili gli utenti dei archivi. Mi sembra sì, molto, molto importante. Stiamo provando a fare anche questo. Qualche volta ovviamente non produce niente, qualche volta è un fallimento, ma comunque ci proviamo, perché pensiamo che è molto importante farlo.
Nel nostro caso, per l'esperienza che abbiamo avuto finora, gli approcci sono di due tipi. Il primo è quello, come diceva Lucas, di cercare di portare quel patrimonio o metterlo a disposizione ovviamente per le ricerche, ma anche creare le condizioni per cui quel materiale generi dei punti di vista alternativi a quelli che abbiamo interni noi. E come lo facciamo? Sempre per ritornare su Slam Jam, noi oggi siamo a Modena perché domani saremo a Ferrara, perché domani avremo la prima lezione presso l'archivio Slam Jam di un master che abbiamo creato con la UAV di Venezia, proprio legato all'archivio Slam Jam, e un master su street culture e fashion design, okay? Quindi il master racconta, sviluppato UAV con la parte scientifica dello UAV, racconta tutta una serie di aspetti anche rispetto a queste nuove tendenze della moda che hanno portato quello che appunto era sottocultura a tradizione milionaria in questi casi. Però noi che facciamo proprio un modulo sull'archiviazione e la valorizzazione di quello che troviamo dentro, quello che facciamo, e quindi questo è il primo approccio, è portare da Venezia la classe e domani la porteremo di fronte a degli items che abbiamo scelto secondo dei criteri legati da noi sul fatto, per esempio, di non conoscere abbastanza informazioni su quelle cose. Le metteremo a disposizione, loro avranno la possibilità di scegliere, e poi li guideremo all'interno dell'archivio e lì vedremo ovviamente che tipo di ricerche faranno, nel cercare di trovare degli altri items correlati, di fare le domande a ovviamente la proprietà, eccetera eccetera. Quindi quello è un approccio di creare delle attività in cui porti un punto di vista sempre nuovo che ti interpreta o che banalmente epifania ti fa scoprire qualcosa che tu non avevi mai collegato. Quindi, e questo è ovviamente legato a tenere sempre vivo un archivio, cioè sempre mai avere un occhio nostalgico. Quando noi facevamo Archivio Magazine era una legge preponderante, noi dicevamo negli archivi c'è tante cose, ma se io entro in un archivio della Piaggio e me ne vengo fuori con una foto di una ragazza in bikini anni 70 sulla Vespa, io ho sbagliato tutto, ho probabilmente sbagliato tutto. Io lì devo trovare, come è stato, faccio un caso, nell'archivio di Ferragamo a Firenze, è ovvio che siamo andati lì e c'erano tutti i brevetti di tutti i tipi di scarpe eccetera, ma noi abbiamo trovato i brevetti di quando durante la guerra Salvatore Ferragamo, per rendersi utile all'Italia, brevettò dei piccoli sottomarini. E quindi c'erano questi disegni di questi sottomarini, che poi alcuni sono stati creati ma non esistono più. Quindi è quello interessante, il punto di vista inedito. E poi arriviamo alla ricerca. E quindi questo è un approccio vis-à-vis, cioè proprio portare le persone, creare le condizioni per cui le persone, senza attendere che vengano a visitare l'archivio e chiedano delle cose, ma andare con i contenuti dell'archivio in delle situazioni, per esempio una classe universitaria dello UAV, in cui potrebbero nascere delle visioni inedite. E questo è un tema. E poi c'è il tema pseudo infallibile dell'architettura digitale che crei. Le architetture digitali che creiamo noi hanno una base fondata su Analytics, quindi se ci sono delle ricerche e che tipo di ricerche, riusciamo a monitorarle. Non solo, un archivio molto complesso che abbiamo sviluppato e ora diciamo stiamo registrando per portarlo un po' in giro, prevede un'area di chi poi lo fruisce con una dashboard molto complicata in cui ovviamente fa vedere i dati per esempio sulla tipologia di cose che aumentano rispetto alla collezione, il fondo, il brand, l'origine, chi l'ha archiviato, i dati più tecnici, ma c'è una parte proprio su il tipo di ricerche orizzontali e verticali che sono state fatte all'interno. Quindi da lì impari molto perché impari anche lì una visione che non ti aspettavi mai. Cioè, se il tema della memoria, per tornare a prima, ma anche degli archivi, è che spesso succede una sorta di miopia data dal fatto che chi fa l'archivio, se è la proprietà o chi si occupa di quell'archivio, un archivio di un architetto, arrivano, no? I consulenti che conoscono la storia dell'architettura, e quello spesso diventa un vicolo cieco, rende miope, perché nel primo caso della proprietà c'è un rapporto emotivo che spesso non gli fa capire, al di là del valore oggettivo di un oggetto, un'opera ha un valore, è quotata o meno, però a volte ci sono dei limiti di tipo emotivo o dei limiti di tipo diciamo così, di know-how eccessivo, no? Perché molto su quella categoria. Aggiungere che quando utilizzo il termine tenere traccia,
intendevo se questo poi ad esempio riconfigura l'allestimento oppure se inserite dei metadati ulteriori. Faccio un esempio su questo. Deve sì, essere sì. Il passaggio, non intendevo tenere traccia nel senso di memoria. No, ma faccio un esempio perché ha parlato di allestimento. Con Slam Jam ora stiamo brevettando una famiglia di elementi di design che porterà a fare una sorta di museo espanso dei pezzi d'archivio, cioè è una famiglia di moduli che, vabbè, la vedrete presto. Detto questo, l'idea è proprio quella di andare via da Ferrara e portare alcune cose molto specifiche in visita a Parigi, per un evento a New York, quindi tu ti trovi di fronte a un piccolo museo di cose molto rare, ok? Quel tipo di oggetti che sono lì, rispetto al luogo dove vado, un po' lo capisco rispetto a cosa potrebbe essere interessante per un pubblico che lo fruirà a New York, ovviamente. Però molto lo ricaviamo dai dati che vediamo, che ricaviamo da chi va nell'archivio e chi fa ricerca. Da lì capiamo, per esempio, una generazione Z oggi in un archivio del genere cosa può cercare. Di sicuro non lo potrei prevedere. Quindi sì, spesso le scelte dopo cambiano in funzione di... Sì. Vanno a modificare l'archivio in sé. Certo. Dove è possibile. Poi, perché un archivio è una struttura molto, molto solida, quindi non, cioè, nel momento in cui c'è una vetrina o prevede una vetrina che espone qualche cosa, quel qualche cosa cambia rispetto all'interesse che muta nel tempo, ovviamente. Esatto, chiudiamo qui e poi stiamo ancora qua a bere, mangiare, si può chiacchierare, si può proseguire. Ringrazio ancora Matteo e Lukács per tutto. Buona serata.